Prima Radio. Torniamo a Piazza Rivoluzione. Ma abbiamo il nostro Giovanni Roverso. Ciao Giovanni. Ciao. Aspetta che ti presento. Presidente dell'Associazione Culturale Area e oggi ci parli di 2+2, di Arte si vive ancora. Ci riuscite, no? Raccontaci un po' questa avventura che è iniziata ieri, se non sbaglio. Sì, all'inizio ho avuto l'onore di inaugurarlo con quattro grandi artisti, che sono appunto Andrea Puglisi, Daniela Balsamo, Linda Sofia Randazzo e Igor Scarisi Palminteri. Niente poco di meno, voglio dire. Sì, sono davvero fiero e onorato di partire con loro per continuare successivamente ad altre iniziative analoghe che saranno sempre un 2+2, quindi sempre 4 persone particolari che proporranno arte in tutte le sue varie, tutti i suoi vari linguaggi, insomma. Che meraviglia. Raccontaci un po' questa avventura di Area che ha riaperto, insomma, come hai vissuto intanto questo lockdown. Adesso finalmente abbiamo la possibilità di venire a trovarti. Sì, ho avuto modo di vedere proprio il work in progress anche. Ho visto con quanto amore, con quanta passione è stato curato tutto il luogo, vero Giovanni? Sì, tu hai seguito anche in prima persona, è vero. È stata un'avventura, ci siamo trovati insomma in questa situazione, abbiamo deciso di ampliare l'associazione con un servizio anche di negozio, store, intrattenimento bar, dove è possibile anche insomma potersi appunto piacevolmente intrattenere davanti a un bicchiere di vino e fruire allo stesso modo arte contemporanea in tutte le sue varie forme e acquistarla, perché no, perché poi la finalità, insomma, il traguardo è quello di riuscirci a vivere di quest'arte. Assolutamente. È quello che facciamo e tentiamo di fare quantomeno da tanti anni. Devo dire che stiamo avendo un discreto successo. Ci conosciamo da parecchi anni e le iniziative da te sempre promosse sono fantastiche, quindi ci metti tanto di tuo, tanta passione e il credere effettivamente che di arte si vive, e insomma questo hai fatto nella tua vita malgrado insomma venti e mare, tu sei andato avanti e questo ti fa onore assolutamente. Grazie. Quanto semplicemente tentiamo di sopravvivere come tutti gli altri, come tutti quanti hanno avuto difficoltà, noi siamo stati fra quelli insomma a riceverne di più insomma il colpo, ecco. Nonostante tutto, quello che insomma in qualche modo si vuole dimostrare ed esprimere è che gli artisti hanno continuato a produrre, hanno continuato a lavorare, pur non avendo un riscontro diretto con il pubblico, impossibilitati alla situazione, finalmente adesso è possibile invece avere un'interazione assolutamente totale, completa. Ed è possibile appunto esprimersi attraverso un'esibizione, una mostra, un'estemporanea. Giovanni, raccontaci una, nel senso, quanti quadri ci sono di Daniela, quanti di Andrea hanno, c'è un tema, quindi passiamo dall'onico, il mondo fantastico di Daniela, che amo moltissimo, Daniela Balsamo, a quello di Andrea, che è un po' più, diciamo, tema libero. Il concetto è quello di esprimersi ed esprimere arte anche attraverso delle immagini che poi altro non sono che delle riproduzioni degli stessi artisti esposte direttamente nei balconi, quindi è possibile fruire, già assaggiare quello che poi succede subito dentro, anche da lontano, a distanza da tutta la piazza già si possono vedere delle opere degli artisti che abbiamo stampato delle gigantografie, abbiamo esposte direttamente nelle finestre illuminate. Fantastico. E abbiamo fatto una piccola scenografia, insomma, se vogliamo, di quello che poi sono in realtà dei dettagli, dei momenti di studio degli artisti che poi espongono. Che sono poi, fra l'altro, tipo gli artisti molto diversi tra di loro, cioè penso di, sono curiosa di capire cosa sì. Igor ha fatto, Salino. 2+2 in questo caso 2+2 sono semplicemente due pittori uomini e due pittrici donne, e la prossima volta potranno essere due fotografi piuttosto che due scultori e due, non so, attori.
Quello che importa è che il confronto è continuo. Attore interessante. È comunque artistico il confronto. E tutto questo bevendo, cioè potete stare comodamente seduti, bevendo il vostro bicchiere di vino, la vostra birra. E poi fra l'altro dico, quello che hai fatto, un'altra iniziativa molto bella, perché visitando Area 1 si rende conto anche della qualità degli oggetti esposti e della qualità della, se così possiamo chiamarlo, merchandising, che non è, perché sono veramente delle opere d'arte all'interno che possono essere acquistate, sono meravigliose, belle nella scelta e varie. E questo è veramente, io credo, un unicum a Palermo in questo momento. Ed è merito dei designer, degli artigiani e degli artisti che espongono qui, è tutto merito loro. E di te che hai messo lo spazio a disposizione, giusto? Creando un punto di bellezza per la città. Grazie, questo spero possa davvero dimostrare qualcosa di nuovo, di buono, che comunque c'è già di suo in città. Esiste paradossalmente una felice produttività artistica e creativa, davvero artisti, e artisti meravigliosi come quelli che insomma spongono da te. Quindi io vi invito tutti ad andare dal 24 giugno al 18 luglio a vedere la mostra. Dal 18 luglio è da adesso fino al 18 luglio. Infatti ho detto dal 24 giugno al 18 luglio. Va bene, tranquillo, tutti i giorni, scusa, lunedì dalle 17 alle 24 andate da Area, visitate la mostra e bevetevi. E chissà, magari qualche volta presenzieremo proprio come prima radio, magari in diretta da là, la piazza si presta. Perché no? E poi ti riavremo in studio quando si potrà. Molto volentieri. Grazie molto volentieri. Giovanni, grazie Io mille. Ringrazio voi, un abbraccio a tutti, grazie ciao, ancora. Ciao Giovanni. Ciao.